La rassegna stampa è offerta da... Giovedì 2 gennaio, buongiorno e buon inizio d'anno a tutti. In apertura il discorso a reti unificate del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Occorre coraggio per effettuare le riforme, ha dichiarato. Resterò ancora molto a lungo, no al tutti contro tutti, ma soprattutto i costi della politica devono essere tagliati, perché è proprio dalla politica che bisogna partire per cominciare a fare i sacrifici. Questo ed altro all'interno della nostra rassegna stampa. Vediamo. Apertura dedicata al quotidiano nazionale romano Il Messaggero. Fiat conquista tutta Chrysler. Torino al 100% di Detroit con il 41,5% del fondo Veba. Operazione da 4,35 miliardi di dollari, la casa torinese paga cash solo 1,75 miliardi. Marchionne, siamo un costruttore globale. L'analisi, il colpo americano che può cambiare il futuro del gruppo, pedaggi, autostrade più care, aumenti del 3,9%, con punte dell'8%. E poi il discorso d'apertura d'anno del presidente Napolitano, non resterò a lungo, servono riforme, basta calunnie. Il presidente, 2013, anno terribile, la svolta nel 2014. Taglio centrale, cronaca Montelivata, la madre trovata sotto shock, subiaco, sono salvi due bimbi dispersi nel bosco per una notte. Taglio basso, giocano con i botti, tragedia sfiorata e poi il caso, molto brava ma troppo bassa, deve lasciare i vigili del fuoco. L'omicidio stradale sarà un reato e poi il dramma, Schumacher, condizioni stabili, adesso la speranza è possibile. Pagina regionale con la Gazzetta del Mezzogiorno, Lecce, altro attentato contro un bar, c'è l'ombra del racket, ordigno collocato a pochi metri da Piazza Mazzini. Puglia, quei 20 politici nel mirino di Banca Italia e poi i nostri marò commossi dal discorso di fine anno. Capodanno, nessun morto, non accadeva dal 2010. In Puglia 30 feriti, Bari e Napoli al top. La Gazzetta di Lecce, bomba contro un bar, torna la paura a Lecce, nella notte di San Silvestro ennesimo attentato e danni di un esercizio pubblico in pieno centro. Gli investigatori seguono la pista del racket delle estorsioni, la titolare del locale non riesce a dare una spiegazione all'accaduto. Capodanno, anche quest'anno non sono mancati gli incidenti, guerra dei botti nel Salento, feriti 3 giovani. Taglio centrale, in attesa visita del ministro nella casa della carità, Brahi serve il pranzo ai poveri della città. Sulla destra Casarano, droga e armi, designer in manette dopo la fuga. Taglio basso, gasdotto, intervista al manager della multinazionale, tappa apre alle alternative, altro sito, si può fare. Economia, azienda di Guagnano, leader in Europa, insalate made in Salento, ecco una storia di successo. Prima divisione, Barracco e Della Rocca nel mirino del Lecce, entra nel vivo il mercato di gennaio. Infine il nuovo quotidiano di Puglia, buon anno con le bombe, nuovo attentato in città, danneggiato il bar White in Via Grande a pochi metri da Piazza Mazzini. Botti da pazzi, due feriti gravi, una giovane colpita all'occhio, un ragazzo alla coscia e un terzo allo zigomo. Taglio basso, inseguimento nei pressi di Rimini, cocaina e pistola in auto, arrestato stilista di Casarano. Prime pagine del nuovo quotidiano di Puglia, il ministro serve il pranzo alla Casa della Carità, tappa di Brahi per Capodanno, a tavola con i bisognosi, ritorno nel Salento dopo il Natale a Sant'Egidio a Roma, giornata bellissima tra la gente. L'allarme criminalità, bomba contro il White, gli auguri di buon anno con un nuovo attentato, vetrata distrutta a due passi da Piazza Mazzini, acquisiti i filmati delle videocamere della zona. L'intervista parla Salvatore Santese, presidente regionale di Confesercenti, commercianti sempre più preoccupati, situazione difficile, muoviamoci subito. Il sindaco ai commercianti, non siete soli, denunciate, appello di Perrone a rischio sicurezza ed economia. L'escalation, quattro bar colpiti dal racket, la criminalità esce allo scoperto, finita la stagione dell'inabissamento dei clan. Il bilancio dopo la festa, botti da far male, a 23 anni rischia di perdere un occhio, Nardò sequestro di 90 kg e una denuncia. I soccorsi, ricoverate 23 persone per aver bevuto troppo, notte di lavoro per il personale del 118, tanti casi di ebbrezza al limite del coma etilico.
Calpesta petardo in esploso, coscia lacerata, operato. L'esplosione in via Risorgimento dovrebbe guarire in 30 giorni. Tuglie, ferito 19enne, Gallipoli 20enne, colpito allo zigomo. Notte di controlli, ubriachi al volante, multe e patenti ritirate. Lavoro e scuola, ex LSU, stipendi dimezzati, prime firme, ma è scontro. Bellanova incalzerò il ministro sulle promesse tradite di ex BAT. Il caso è caccia al docente dopo decine di rifiuti, vuote 78 cattedre. Numerosi precari non accettano le offerte degli uffici. Le storie, mezzanotte e due minuti, Benedetta fa il record. A Casaranno la prima nata in Puglia, botto di felicità in casa Malorgio. Casarano, arma rubata e 25 kg di droga, arrestato un giovane stilista a Lucarata, 32 anni, fermato a Savignano dopo aver forzato un posto di blocco. Infine le notizie sportive, Lecce con la Salernitana e la partita della verità. Capitan Niccoli suona la carica in vista dell'anticipo casalingo di sabato contro i Granata di Perrone. Battere Granata ci permetterebbe di puntare a qualcosa di importante, ha dichiarato il tecnico Lerda. Per il presidente Tesoro invece il mercato di gennaio, ho scelto io di venire, quindi non mi muovo e vado in doppia cifra. Termina qui anche oggi la nostra rassegna stampa, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. La rassegna stampa è stata offerta da...